Proseguono alla Biblioteca San Giorgio gli incontri promossi in collaborazione con l'ambasciata statunitense di Roma nell'ambito del progetto U-Lab. Alla Biblioteca di Pistoia ha fatto tappa Najin Cox, ingegner capo della missione della NASA Curiosity, che ha portato su Marte un robot che oramai da mesi sta esplorando il pianeta rosso. Stiamo pensando a una presenza umana su Marte nei prossimi 20 o 30 anni. Per ora, in un primo futuro, si parlerà solo di ricerca, come quella che stiamo facendo in Antartico. Senz'altro la presenza umana ci sarà su Marte, ma in un futuro non ancora vicino. Oltre che un incontro che ha portato decine di persone intervenute all'Auditorium Terzani nelle profondità dello spazio, la conferenza è stata anche occasione per incontrare una donna da 20 anni impegnata in progetti di esplorazione del cosmo. Una donna che, partendo dalla passione per telefilm come Star Trek, è riuscita a diventare una delle figure più importanti in campo aerospaziale. Che consigli vuole dare ai giovani toscani e pistoiesi per intraprendere una carriera come la sua? I think it's a wonderful, wonderful time for young people. There is so much that is going to happen in the next 20 or 30 years. Questo è un momento molto importante per i giovani, soprattutto nei prossimi 20 o 30 anni. Non si tratta solo dell'avventura nello spazio, ma anche in tanti altri campi, come ad esempio la medicina. E quello che questi due settori hanno in comune è un linguaggio comune, quello della matematica e della scienza. C'è un gran potenziale di crescita al momento. E ringrazio a questo proposito l'ambasciata americana che mi consente di essere qui, in questa bella struttura. Quindi il messaggio che vorrei dare ai ragazzi, non solo a Pistoia ma di tutta l'Italia, in un giorno come oggi in cui parlo di questa bellissima storia, è di studiare sodo e imparare il linguaggio della matematica e della scienza.